La primavera è una tempera su tavola dipinta da Sandro Botticelli su commissione della famiglia Medici di Firenze attorno al 1478. In quest'opera la prospettiva è quasi assente ed è invece molto curato il disegno. Infatti Botticelli, al contrario degli altri artisti rinascimentali, dava molta più importanza al disegno e ai suoi particolari, piuttosto che alla prospettiva. I personaggi e il paesaggio di quest'opera sono infatti rappresentati in ogni minimo particolare. I personaggi, partendo da destra, sono Zefiro, la ninfa Clori, Flora, la dea Venere, le tre grazie e il messaggero dei dei Mercurio. Zefiro insegue la ninfa Clori, che si tramuta in Flora. Le tre grazie bisbigliano tra loro, e Mercurio scaccia delle nuvole con un caduceo, creando una ciclicità con Zefiro. Le interpretazioni più plausibili di questo dipinto sono due, ovvero passare dei tempi e delle stagioni, rappresentate dalle varie divinità, oppure il passaggio dall'amore terreno tra Zefiro e Clori all'amore divino di Venere. I colori predominanti di quest'opera sono il verde, il rosa e altri colori caldi, che secondo me hanno il significato di quiete, pace e freschezza. Infatti, la grande varietà di alberi, fiori ed erbe mi ricordano un bosco di mattina bagnato dalla rugiada, con la sua tipica freschezza mattutina. Ma nonostante questo, l'ordine degli alberi e il prato variegato mi danno l'idea di un paesaggio paradisiaco, quasi come in una fiaba. L'intera scena mi sembra silenziosa, con il fruscio di foglie di sottofondo, e forse solo le tre grazie che parlano fra loro, bisbigliando, per non rovinare la quiete di coloro che le circondano. Il fruscio delle foglie, invece, contribuisce ad aumentare la quiete dell'intera scena. Si tratta infatti di un rumore soffice e leggero, di leggere foglie alla brezza mattutina. Il profumo che pervade la scena mi sembra quello di alberi in fiore, e di vari tipi diversi di fiori profumati. Un profumo leggero che non disturba la scena. Gli odori mi ricordano soprattutto quelli di violette, rose fresche e lavanda. La luce sembra illuminare solo la parte davanti del dipinto, lasciando la foresta dietro come spenta e ancora assonnata dalla notte appena passata. Nella scena in primo piano c'è molta più vita, ma anche questa parte del dipinto è caratterizzata da una sensazione di pace e calma. Di questo dipinto mi attrae soprattutto la bellezza e la tranquillità dei personaggi e del paesaggio. Paesaggio in cui anch'io passerei un pomeriggio molto volentieri. Seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not